Oggi prepariamo le melanzane alla parmigiana. Una mia studentessa mi ha richiesto una ricetta siciliana senza glutine e penso che questa sia la soluzione perfetta. La nostra versione è una versione light della ricetta classica perché le nostre melanzane non vengono fritte, ma le abbiamo cotte al forno. Abbiamo messo su due leccarde della carta da forno. Abbiamo tagliato le melanzane sottili, a dire la verità l'ha fatto mio marito. Abbiamo messo olio, sale e pepe. Le abbiamo cotte per circa 20-25 minuti finché non sono diventate dorate. Adesso passiamo all'assemblamento del piatto. In una teglia da forno abbiamo messo della salsa di pomodoro. Facciamo uno strato di melanzane. Questa è una versione decisamente più dietetica di quella tradizionale, ma le melanzane cotte in questa maniera rimangono comunque molto saporite. Poi, messe le melanzane, mettiamo ancora uno strato di pomodoro. Io per velocità oggi uso del pomodoro già pronto, se no altrimenti, se avete pazienza, la salsa di pomodoro fresca è molto molto più buona. Così facciamo un leggero strato e qui mettiamo la nostra mozzarella. Un trucco perché la mozzarella non faccia l'acqua mentre cuoce è quella di tagliarla e metterla a colarla in precedenza in uno scolapasta. In commercio c'è anche la mozzarella per la pizza, che è molto più asciutta, ma secondo me non è così buona come la mozzarella fresca. E poi, qui sempre per comodità, ho usato il parmigiano già grattugiato, usiamo del parmigiano reggiano. Ecco qua. Qui aggiungeremo delle altre melanzane, faremo degli strati via via fino a completare la teglia. Lo metteremo in forno per circa 30 minuti e ci rivediamo quando la nostra parmigiana sarà cotta. Voilà, le nostre melanzane alla parmigiana sono pronte e vi garantisco che il profumo è assolutamente ottimo. Vi consiglio di prepararle diverse ore prima o addirittura il giorno precedente, perché lasciandole riposare qualche ora, eventualmente se ci fosse un po' di sugo ai bordi, viene assorbito e le melanzane alla parmigiana sono ancora più buone. Buon appetito! Tempo di cottura. Ah, il marito mi stava ricordando che non vi ho detto il tempo di cottura, che sono circa 20 minuti più o meno a 180 gradi. Ciao, alla prossima!